Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 6 giugno a Palazzo Mezzanotte con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Proprietà intellettuale e industriale, dal pharma al manifatturiero, crescere grazie al know-how, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La serata delle Fonti Awards è stata interamente dedicata al mondo del pharma e del finance consulting. Team legale dell'anno, boutique di eccellenza, appalti pubblici. Vince Alberto Bianchi e Associati. Per l'estrema preparazione e professionalità dimostrate dal team in relazione all'assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata in favore di enti pubblici attraverso una pluriennale esperienza del founding partner che hanno indirizzato lo studio verso una consulenza multidisciplinare, tempestiva e modulare per la capacità di gestione di un ambito delicato come quello degli appalti pubblici e del diritto amministrativo in generale. Ne sappiamo qualcosa. Complimenti. Complimenti. Ai Le Fonti Awards siamo in presenza dell'avvocato Gherardo Soresina, che ringrazio per essere qui con noi e a cui chiedo un commento per il riconoscimento che avete ottenuto quale team legale dell'anno, boutique di eccellenza negli appalti pubblici. Buonasera e grazie a voi. Il mio commento principale è veramente la gratitudine e l'orgoglio per questo premio, considerazione soprattutto degli importantissimi professionisti che, guardando l'albo d'oro della manifestazione, hanno vinto questo premio. E quindi, insomma, noi siamo veramente onorati di aver potuto partecipare e arrivare fino in fondo a questo evento. Come nasce il vostro studio e in quale realtà professionale si colloca? Allora, il nostro studio si colloca per dimensioni appunto in quelle che si chiamano le boutique, quindi non è uno studio immenso, è uno studio di medie dimensioni, siamo 3 associati e 20-25 collaboratori. Nasce da quello che era lo studio Predieri, lo studio del professor Alberto Predieri, che era uno studio che operava tra Firenze, Roma e Milano nei settori del diritto amministrativo e del diritto commerciale. Quando nel 2001 mancò il professor Predieri, l'avvocato Bianchi, Alberto, che ne è stato il principale collaboratore per gli ultimi 20 anni della sua vita, ci ha proposto, a me e all'avvocato Fantappié, di questa sfida, di costituire uno studio che seguisse un pochino le orme di quelle del professor Predieri. Quindi dal 2001 ci siamo uniti e abbiamo continuato nei 2 settori del diritto amministrativo e del diritto societario a operare sulle 3 piazze di Firenze, Milano e Roma. Ai Le Fonti Awards siamo in presenza dell'avvocato Andrea Fantampia, che ringrazio, al quale chiedo quali sono i progetti che avete in cantiere per il prossimo futuro. Allora, buonasera, l'idea del nostro studio è di continuare nel percorso intrapreso e coniugare sempre più competenze che ci derivano anche da settori e campi diversi. Per il futuro appunto, abbiamo intenzione di continuare a coltivare le nostre specificità, ma anche coltivare quello che sono i rapporti con i colleghi, che non possiamo vedere, seppur in un mercato sempre più competitivo, sempre come avversari o come nemici, ma li possiamo vedere anche in un'ottica di partnership e di collaborazione. Cosa che abbiamo fatto anche, per esempio, nell'ultimo anno. La partnership con uno studio legale ci ha consentito di vincere anche una gara a livello internazionale. Come vede il futuro professionale delle boutique di eccellenza come la vostra nel settore del diritto amministrativo? Qua dobbiamo fare una distinzione sostanzialmente, perché la consulenza nei confronti della pubblica amministrazione è un settore che si è aperto recentemente grazie al codice dei contratti pubblici e alle linee guida dell'ANAC, le recenti linee guida. E noi la vediamo sostanzialmente come un'opportunità, soprattutto per una boutique come la nostra, che può entrare in un settore che era finora ingessato e a vantaggio di pochi player. Dall'altra parte, per quanto riguarda la consulenza, invece per le imprese, settore nel quale tradizionalmente siamo sempre stati, cercheremo sempre più di integrare le competenze, perché riteniamo che sia nella fase preliminare di partecipazione alle gare,
che in quella di esecuzione, così come nella finanza di progetto, sia sempre più necessario integrare le conoscenze del diritto amministrativo proprio con quelle del diritto commerciale e del diritto civile. Sono settori ambedue questi nei quali siamo e nei quali crediamo anche per il futuro.